sopralluogo lungo il torrente Belaso a Ponzano Magra per verificare l'intervento di pulizia dell'alveo dalla fitta vegetazione diventata un potenziale pericolo in caso di forti piogge. I lavori si sono concentrati sul corso d'acqua a monte del canale irrigatorio al di fuori del comprensorio consortile nel tratto di competenza comunale. Siamo sulla parte a monte del Belaso, colatore che noi già manteniamo in quanto è di nostra competenza sulla parte a valle, quindi dal canale fino ad arrivare al fiume, e con quest'opera qua completiamo il tipo di manutenzione che stiamo facendo. Stiamo lavorando con quello che è il nostro mezzo forse più tecnologicamente più avanzato, un mezzo con un braccio di cespugliatore che arriva fino a 18 metri, che quindi ci permette di lavorare su entrambe le sponde. Durante la ricognizione è subito emerso il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica in seguito all'intervento in corso effettuato dal canale Lunense in coordinamento con il comune di Santo Stefano Magra. Gli accordi con i comuni ci consentono di dare continuità alle operazioni di manutenzione e quindi ci consentono ancora di più di operare in termini di prevenzione e sicurezza territoriale. Questo importante accordo ci consentirà di garantire una continuità nella manutenzione idraulica dei nostri canali all'esterno del comprensorio e quindi di dare ancora più manutenzione e prevenzione al nostro territorio. Sotto attenzione nel territorio santo stefanese anche altri torrenti nel loro tratto a monte del canale. Parliamo di manutenzione della rete idraulica naturale per la quale il comune di Santo Stefano Magra ha impegnato una spesa complessiva di quasi 26.000 euro. Abbiamo evitato come comune di fare un appalto esterno, ci siamo affidati al canale Lunense e fa un lavoro veramente su ogni canale, questo nella logica di promuovere quell'attività di protezione dell'ambiente in ragione delle grandi piogge che oggi purtroppo avvengono in maniera inaspettata e per mettere in sicurezza tutta la nostra rete idraulica. È una scelta che abbiamo fatto consapevoli che soltanto un lavoro di rete, un lavoro di condivisione, di collaborazione tra enti può portare a salvaguardare veramente il territorio.